aggiungo un'osservazione. Non a caso, quando si è fatto l'euro, la Germania si è fatto l'abitino su misura a 1-1. Ha lasciato gli altri gli abiti fuori misura, perché sono stati intelligenti. I nostri governanti no. Passiamo al secondo punto. Allora, no, siamo andati un po' avanti, siamo... Sì, ecco, ci siamo. Allora, problema pratico. Primo problema pratico è quantitativo. Per avere la nuova moneta ci vogliono 8 miliardi di monete. Il pensare di poter fabbricare prima di nascosto una quantità di materiale del genere è tecnicamente impossibile. Questo vuol dire, siccome noi dobbiamo tenere una riservatezza finché la situazione non precipita, che arriveremo all'uscita senza avere abbastanza moneta. E questo è inevitabile. Avremo un periodo di tempo da 2 ai 6 mesi in cui non ci sarà abbastanza moneta circolante. Quali sono le opzioni? Prima opzione, massimizzare la moneta virtuale, carte di credito, eccetera, eccetera. Attenzione, queste opzioni, tutte queste cose, carte prepagate, eccetera, però funzionano su cifre di una certa misura. Sotto i 20-30 euro non possono funzionare. E quindi bisogna pensare già prima a qualche altra soluzione. Soluzione praticabile, assegni e buoni. Si ricordano i mini assegni di antica memoria, quando non c'erano abbastanza 100 lire? È la soluzione più praticabile. Tendiamoci, è un periodo di tempo limitato, 2-6 mesi, però per le piccole transazioni non è che si vedono molte altre alternative. Ovviamente si mantiene in uso l'euro, col rapporto iniziale 1-1. Passiamo al slide, l'ultima. 19, cerchiamo di essere rapidi. Però attenzione che poi ci sarà l'uso del doppio prezzo, perché è evidente che ci sarà uno scostamento tra la nuova lira e l'euro. E d'altra parte, la maniera per prevenire l'importazione di inflazione è trattare l'euro come valuta estera, perché se noi lo tenessimo come valuta anche italiana, si creerebbe una svalutazione enorme sulla nuova lira. Quindi, raccomandazioni pratiche. Bisogna stampare il nuovo conio con la massima rapidità possibile. Al minimo appena fatto l'annuncio. Accettare un periodo con due tipi di banconote e con monete sussidiarie. Le compravendita si baseranno su mesi diversi dal contante per le condizioni di una certa dimensione. Consentire in questo periodo di transizione gli euro, attenzione, i prelievi verranno trattati comunque come prelievi transazioni di valuta estera, con tutte le conseguenze legali del caso. Ringrazio Telesforo, io sono Fabio Lugano, spero che mi sentiate. Allora, prima di tutto ricordo, come ha già detto Luca, che tutto questo lo troverete in versione, tra l'altro estesa, penso nei prossimi giorni, se non addirittura domani, sul sito Scenari Economici, lo potrete leggere con grande calma. Ora, qua abbiamo il caso greco e la fuga dei capitali. Saremo estremamente rapidi, infatti, del resto di fuga di capitali abbiamo parlato fino a questo momento. Ora, ci saranno naturalmente periodi di limitazioni dei prelievi bancari, vi saranno controlli stringenti, tutto, andiamo subito al 21, grazie, tutto si tratterà naturalmente di riuscire a ridurre i tempi di passaggio da una moneta all'altra, si saranno nell'ordine anche di pochi giorni, avremo che in realtà i controlli dei capitali saranno brevissimi e di piccola entità, di piccola sensibilità. Quindi, infatti, come si diceva prima, limitare i prelievi bancari, un drastico aumento sul controllo delle transazioni e le fughe di notizie dovranno essere limitate fino all'ultimo momento. Tutto questo per riuscire a limitare il periodo di controllo di capitale. Meno controlleremo capitale, meno saranno i danni per l'economia. Andiamo alla parte successiva, che è più importante. Grazie. Allora, perché ci si trova a uscire dall'euro? Ci si trova a uscire dall'euro per recuperare competitività. È il discorso che aveva fatto prima Maurizio. Il costo del lavoro per unità di prodotto si è innalzato troppo in Italia, non siamo stati in grado di fare quelle politiche dure che hanno fatto certi altri paesi, e quindi ci troviamo in situazioni in cui il nostro costo del lavoro è troppo elevato. Ma nello stesso tempo non vogliamo fare quello che ci sta facendo, obbligando a fare l'Europa, cioè calare le paghe
e mettere gli operai alla fame, che non è una politica giusta. Quindi noi cerchiamo di uscire per riuscire a mantenere una nostra competitività. Di quanto dovremo svalutare in caso di un'uscita? E questa è la domanda essenziale. Se seguiamo il club, il costo del lavoro per unità del prodotto sarebbe il 22%. Se scegliamo il deflattore del PIL tra i diversi paesi, tra Italia e gli altri paesi, come indicatore sarebbe il 18%. Vediamo anche altri indicatori come RR e così via. Noi, nella nostra ragionamento cum grano salis, abbiamo dato una valutazione che va dal 15 al 25% di svalutazione necessaria. Successiva, grazie. Allora, quanto svalutare? Continuiamo questo discorso. Naturalmente dovremo tener conto anche di quelli che sono stati i fattori a partire dal 1999 al momento in cui siamo entrati nell'euro. In quel periodo avevamo dei cambi fissi, quindi abbiamo già iniziato a perdere competitività in quel periodo. Inoltre dovremo anche valutare da quello che fanno gli altri paesi. Se immaginiamo la sola uscita dell'Italia o di un piccolo gruppo di paesi, immaginiamo i paesi del sud Europa e i paesi mediterranei che escano dall'euro, avremo una situazione in cui l'euro continuerà a sussistere, soprattutto magari limitato al nord Europa. Quindi dobbiamo vedere come si comporterà questa nuova valuta. Noi abbiamo un interesse a svalutare di una certa entità, ma non abbiamo un interesse a una svalutazione folle e selvaggia. Abbiamo interesse a una valutazione controllata. E spiegheremo dopo il perché. Quindi dobbiamo tentare di controllare la nostra svalutazione e dobbiamo darci un obiettivo di svalutazione. Questo non significa controllo dei mercati dei cambi. Abbiamo visto che nel 92, nel 93, ma anche più recentemente, come il Brasile proprio pochi giorni fa, controllare i cambi è una follia, è distruggere le proprie riserve valutarie. Quindi questo è quello che noi non dobbiamo fare. Avanti, grazie. Quindi se ci siamo posti come obiettivo il 15-25%, naturalmente un valore che deve essere aggiustato a seconda di quelle che sono le situazioni nel momento di breakout, dobbiamo mettere una serie di politiche in campo che ci diano credibilità. Cioè nel momento del breakout, nel momento dell'uscita, non dobbiamo essere uno Stato che inizia lo spendi e stampa, non dobbiamo essere uno Stato folle dal punto di vista fiscale o dal punto di vista della spesa pubblica. Dobbiamo avere un'economia ordinata. Dobbiamo anzi acquistare la forza in quel momento per rendere la nostra economia ancora più ordinata, ancora più forte, magari facendo quel cambio generazionale o quel cambio di politico necessario a renderla ancora più forte. Prima lo diceva il professore Savona, diceva che forse il momento del breakout, di entrata del piano B, è proprio il momento per fare un repulisti. Come ho già detto, gli interventi sul mercato non devono essere interventi diretti, ma dobbiamo avere noi la credibilità affinché il mercato ci dia fiducia. Se cercheremo di entrare direttamente, vedremo le nostre riserve finanziarie spazzate via. 25, grazie. Dobbiamo moderare l'impatto inflattivo. Ora, nel momento in cui noi ci troveremo a svalutare, importeremo inflazione. Ma questa inflazione non sarà assolutamente, come dice qualcuno, diciamo non molto informato in via Salfatti, che questa inflazione sia pari alla nostra svalutazione. Assolutamente no. Noi abbiamo solo un terzo circa di importazioni che verranno a essere rivalutate a causa della svalutazione. E tra l'altro, col tempo, questa praticamente quota di importazioni si verrà a ridurre, perché risulterà meno competitiva rispetto alle nostre produzioni nazionali. Quindi noi ci troveremo nella possibilità di riuscire ad avere un impatto inflattivo molto inferiore. Nel caso, che abbiamo detto prima, di una svalutazione dal 15 al 25%, ci troveremo ad una svalutazione che verrà a variare dal 1,5 al 3% per un anno, per un periodo circa di 2 anni. Queste sono le esperienze storiche. Quindi non bisogna avere paura della svalutazione, perché questa sarà comunque controllata, purché noi riusciamo a mantenere un regime di cambi ordinato e non ci si lasci noi e i mercati prendere dal panico. Del resto, questo verrà anche facilitato dal fatto che allo stato attuale noi abbiamo una capacità produttiva poco utilizzata, quindi internamente l'inflazione non crescerà. Avremo solo inflazione limitata ed importata. Per limitare inoltre l'inflazione dovremo stare attenti a non introdurre subito e in modo sbagliato dei contratti indicizzati. Attualmente non ce n'è, ci sarà un periodo di bona nel quale non ce ne saranno. Questo ci permetterà inizialmente di controllare l'inflazione. Avanti. Quindi abbiamo detto, dobbiamo fissare delle aspettative di inflazione,
dobbiamo cercare di fare rispettare questi obiettivi di inflazione, dobbiamo mantenere un quadro di bilanci sotto controllo, una situazione di calma. Se dobbiamo finanziarci, dovremo fare delle obbligazioni indicizzate per quello che dovremmo finanziarci. Io spero, dopo successivamente si parlerà anche di parziale default nel caso, e quindi credo che non dovremo finanziarci. Dobbiamo mantenere dei mercati efficienti in questo periodo, anzi potremo cogliere l'occasione per rendere i nostri mercati ancora più efficienti, togliendo quelle storture che la politica in questo momento non riesce a togliere, perché magari sono storture che sono di governo. Poletti, nome a caso che mi viene proprio in questo momento. Quindi dobbiamo però tutelare i lavoratori. I lavoratori sono il primo obiettivo positivo di questa mossa. Si esce dall'euro per dare lavoro agli operai, per dare lavoro alla gente, per permettere di guadagnare. Quindi questo, cioè, l'uscita dall'euro non è per così uno sfizio, siamo più indipendenti, è perché abbiamo il 12% di disoccupazione e soprattutto abbiamo una soglia di sottooccupazione che dobbiamo eliminare. Quindi se non agiremo magari con l'indicizzazione dei contratti, perché è un sistema automatico troppo rigido, si può però agire eliminando completamente il fiscal drag, oppure fissando una soglia crescente a livello di inflazione di non tassazione. In questo modo noi otterremo i nostri operai e otterremo soprattutto i redditi più bassi, che adesso sono massacrati. Grazie per l'attenzione e torno a Luca Mossetti. Allora, siccome dobbiamo rispettare le ore 18 perché ci sarà il dibattito coi politici, passiamo direttamente alla slide 38, perché diciamo le cose che tecnicamente devono essere fatte per il piano B, il succo. Allora, la prima cosa è nazionalizzazione della Banca d'Italia, conferendogli tutti i poteri di cui una banca centrale può disporre, a iniziare dalla sua funzione di prestatrice di ultima istanza a supporto del fabbisogno finanziario dello Stato, influendo sui tassi di interesse sui titoli di Stato e sui livelli dei rapporti di cambio con le altre divise, cosa che questo non avviene. Inoltre, sarebbe auspicabile che le quote della Banca d'Italia fossero detenute pro forma dai cittadini italiani, per il fatto stesso che sono cittadini italiani maggiorenni, con lo strettissimo vincolo della inalienabilità, cioè non possono essere vendute, altrimenti il giorno dopo c'è chi ha 2 milioni di azioni e 2 milioni di persone che non hanno neanche una, è chiaro. E i proventi, trattenute chiaramente le riserve, vanno trasferite al tesoro, perché sono degli italiani. Deve essere revocata immediatamente la disposizione del tesoro del 1981, la cosiddetta divorzio fra Banca d'Italia e tesoro, che non obbligava più la Banca d'Italia a intervenire sul mercato primario dei titoli di Stato e adottare il metodo d'asta con il sistema marginale. Inoltre è necessario anche, a supporto del piano B, determinare un decreto urgente per la divisione netta fra le banche d'affari e quelle commerciali, con nuove regole. Come giustamente ha detto prima Nino Galloni, non è possibile che ci siano le banche che possono operare sui derivati con tutto quello che ne consegue. Modifica immediata dell'articolo 81 della Costituzione, stranciando il principio del pareggio di bilancio e rafforzando, questo è molto importante, e rafforzando il principio del perseguimento della piena occupazione come primario obiettivo dello Stato. Unitamente alla salvaguardia degli interessi nazionali. Ciò non significa che l'Italia diventerà non credibile sui conti pubblici. Resterebbero in piedi target pluriennali sulle maggiori variabili macroeconomiche e sistema di copertura a leggi di spesa basati su tali target. Reintroduzione dell'Istituto per la ricostituzione industriale, per l'IRI. Attenzione però, con le originarie funzioni di assistenza finanziaria e tecnica alle aziende italiane in difficoltà, al fine di fornire il supporto dello Stato e garantire occupazione. Inglobare la Cassa Depositi e Prestiti nella nuova IRI. Ciò non va letto nell'ottica di interventi a pioggia, ma selettivi a supporto di aziende considerate strategiche.
Dobbiamo iniziare a entrare nell'ordine di idea di fare un pochino gli interessi del nostro paese, cosa che ultimamente purtroppo non stiamo facendo. Intraprendere politiche di bilancio comunque credibili e funzionali a un'effettiva crescita economica del paese. Abolizione di ogni forma di sistema figurativo per la determinazione del calcolo delle pensioni con effetto retroattivo. Cioè, in poche parole, le pensioni saranno erogate in funzione degli effettivi contributi versati, investendo i proventi nei settori che generano maggior crescita. Detassazione per famiglie e lavoratori con le fasce di reddito più esposte, con l'obiettivo di preservare il potere d'acquisto dei salari. Rivisitazione di ogni componente della spesa pubblica, facendo riferimento al best case regionale, che è l'antitesi dei tagli lineari che invece ora stanno perseguendo. Erogazione di servizi pubblici maggiori e migliori. Supporto e detassazione su settori produttivi strategici, in primo luogo ai due settori, costruzione e export, che generano maggiore crescita e occupazione. Queste, a nostro avviso, sono le priorità per poter affrontare un serio e credibile piano B. Ripeto, tutto quello che noi abbiamo detto è solo una sintesi di quello che sarà disponibile, credo domani, su scenari economici. Noi abbiamo solo e esclusivamente voluto lanciare un sasso nello stagno per dire ai politici: dovete voi occuparvi e non lasciare alla Banca d'Italia l'onere di concepire un piano B, perché dovranno essere la politica a dettare le politiche economiche e i piani industriali per un piano B, perché ritornare alla propria valuta, come ho detto prima, significa poter riappropriarsi della propria politica economica. Io adesso cedo immediatamente, perché abbiamo l'altro giornalista di Milano Finanza che sta qui in sala. Qui ce n'è uno, no, anche l'altro, perché dopo c'è il cambio dei giornalisti, chiaramente. C'è qualche domanda velocissima? Velocissima. Esatto, facciamo. Perché poi c'è Guido Salernaletta ci... Ma almeno una la siamo in grado di rispondere. Pronto, vai. Ecco, facciamone una soltanto. Sì. Sono domande pesantissime. Fabio Polacchi. Ammesso che la classe politica abbia la volontà e la capacità di farci uscire dall'euro, la finanza internazionale ce lo permetterebbe e a quale prezzo? È bella. Allora, attenzione, credo che al 99,9% ci sarà l'implosione. Sarò pesante, ma qualche giorno fa qualcuno di voi poteva minimamente pensare che la più grande società automobilistica potesse stare sull'orlo del fallimento? No! Beh, sappiate che ora lo è, come ci sono delle banche in Europa che hanno nei propri portafogli nozionali dei derivati per 20 volte il PIL della propria nazione. Quindi se salta lì, altro che contesto internazionale e politico, ci ritroviamo dalla mattina alla sera, se non addirittura dalla sera alla mattina, nella necessità di fare il piano B. Cioè, non dipenderà più da noi, saranno gli eventi che ci costringeranno a fare questo. Questo sia chiaro. Ne vuoi un'altra? La spara. Allora, questo è un misterioso nom de plume, penso, Mit Dolcino. Sì. Allora, per attuare il piano B dobbiamo avere un avallo di Washington. In questo contesto non potrebbe aiutarci l'Europa franco-tedesca che va contro gli interessi americani? Sicuramente è una questione geopolitica. Abbiamo visto che nel caso greco ci sono state dei flirt prima con i russi, poi con gli americani. Cioè, è chiaro che è necessario avere un partner grande che ci dia un'assistenza, ci dia anche delle garanzie per quanto riguarda la fornitura di energia. Ritrovando la nostra sovranità saremo in grado anche di sederci questa volta, visto e considerato che adesso nei tavolini neanche ci chiamano più, e questo, scusatemi se ve lo dico, è una vergogna. Noi, paese fondatore dell'Unione Europea, terzo contribuente dell'Unione Europea e soprattutto seconda impresa manifatturiera dell'Europa 29, neanche veniamo chiamati nei tavoli. Questa è una vergogna, dobbiamo ribadire il nostro ruolo. Quindi troveremo, se avremo le persone capaci, visto che, come ha detto prima il professor Savona, giustamente, quelli che ci hanno buttato in questo disastro debbono andarsene via e devono ringraziare Dio se non facciamo anche un processo per quello che hanno fatto. Va bene? Quindi dovremmo senz'altro avere degli accordi, però mandando magari delle persone che fanno gli interessi del nostro paese. A posto, ne vuoi un altro? No, la dico subito.
riprendiamoci le chiavi di casa prima che sia troppo tardi. Grazie.